di nuovo insieme qui nella cucina per tutti i ragazzi e quindi vi do il benvenuto per una nuova videoricetta che andiamo a realizzare insieme. Come state innanzitutto? Oggi facciamo un buonissimo secondo, sfiziosissimo, filante, che sapori buoni oggi andremo ad assaporare. Allora, qui ho degli ingredienti davvero buoni. Avete più o meno intuito che cosa facciamo oggi? Facciamo un polpettone filante con la mortadella, la mozzarella. Buonissimo. Se siamo quindi curiosi di vedere le dosi e gli ingredienti che ci serviranno proprio per realizzare questo ottimo polpettone, non ci resta che metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Elenchiamo quindi gli ingredienti. Ci serviranno 500 g di macinato di manzo, solo manzo mi raccomando, un panino che metteremo a mollo, poi vediamo se ci servirà a tutti, un bello spicchio d'aglio, sale, la parte ovviamente diciamo saporita, quindi la parte di suino gliela dà la mortadella, ne abbiamo 100 g, poi abbiamo 40 g di pan grattato, un uovo, una mozzarella e il prezzemolo. Mettiamoci al lavoro. Questo è il primo procedimento che dobbiamo fare. Intanto ho messo da parte la mortadella e la mozzarella perché ci serviranno per i ripieni. Ho messo in una bulla anche la carne macinata. Allora, io ho preparato anche una piccola scodellina dove andremo a mettere il pane. Ci servirà un pochino a mollarlo. Ho messo dell'acqua, tra l'altro in genere si usa il pane secco. Io ho messo il pane fresco perché così almeno siamo più comodi e diciamo i tempi si accorciano in maniera non indifferente. Quindi mettiamo il pane spezzettato nell'acqua e vedrete che in 2-3 minuti il pane assorbirà l'acqua. Dopodiché lo strizzeremo e cominceremo a preparare l'impasto. Usufruiamo di questi 2-3 minuti che serviranno al pane per assorbire l'acqua per andare a mettere nella bulla tutti quanti gli ingredienti. Quindi vado a prendere con un coltello l'aglio, gli vado a togliere la camicia, uno spremiaglio vado a creare un trito. Questo è molto comodo come utensile perché invece di tagliarlo voi col coltello fate semplicemente questo procedimento e avete l'aglio già bello tritato. Poi andiamo a mettere l'uovo, poi invece di sminuzzare il prezzemolo con il coltello, quindi creare un trito molto fine, andiamo semplicemente con le forbici a tagliare dei pezzi più o meno grossi, non troppo, ma neanche troppo sminuzzati. Questo darà un colore migliore proprio al nostro polpettone. Poi mettiamo subito una bella presa di sale abbondante e prima di mettere il pan grattato possiamo mettere il pane che si è ammorbidito bene, lo strizziamo, mi raccomando, abbastanza bene al fine di non lasciare troppi liquidi all'interno del nostro polpettone, del nostro impasto. Ovviamente valutate voi quanto pane mettere, probabilmente ci servirà tutto, probabilmente no. Vedete un po' voi come volete rendere questo polpettone, se più morbido oppure un pochino più teso. Allora, mettiamo il pan grattato e cominciamo ad impastare. Benissimo ragazzi, abbiamo amalgamato per bene tutti quanti gli ingredienti, è venuto fuori un bel composto, non troppo morbido, però non deve neanche essere troppo duro, motivo per cui ho lasciato metà del pane che avevamo detto all'inizio tra gli ingredienti da parte. Vediamo come continuare. È arrivato quindi il momento di andare a stendere la nostra amalgama. Prepariamoci due foglie di carta forno, così rendiamo l'operazione più semplice. Allora, la parte sopra la togliamo, prendiamo la carne, prendiamo l'impasto e cerchiamo di dargli una forma, diciamo, un po' a salsicciotto. Una volta che abbiamo creato sulla parte sottostante della carta forno, diciamo, questo bel salsicciotto, mettiamo l'altro foglio di carta, premiamo un po' con le mani e poi con l'aiuto di un mattarello andiamo proprio a stenderlo. Stendendolo in maniera uniforme ci permetterà poi di andare a mettere la mozzarella e la mortadella in maniera davvero più semplice.
Una volta che otteniamo questo bel risultato, guardate un po', togliamo la parte della carta forno di sopra e questo è il risultato che abbiamo. Molto bello, vero? Allora, prendiamo ora la mortadella e la andiamo a stendere su tutta la superficie. Un consiglio che vi voglio dare è quello di tenere sia sulla parte sinistra che sulla parte destra circa 1-2 cm, di modo che quando poi andremo a rotolare riusciamo a pizzicare per bene la carne e quindi anche sulla parte dei lati di destra e di sinistra non facciamo poi uscire di peso. Non c'è bisogno per la mozzarella del coltello, basta spezzettarla e mettergliela su quasi tutta la superficie. Vedrete il risultato, ragazzi. Allora, anche con la mozzarella abbiamo terminato. Cosa facciamo ora? Dobbiamo andarlo ad arrotolare. È un'operazione, diciamo, abbastanza delicata, quindi utilizziamo la carta forno e facciamo questo procedimento. Allora, il primo lembo, poi tiriamo la carta forno, continuiamo ad arrotolare e tiriamo la carta forno. Continuiamo ad arrotolare e tiriamo la carta forno. Facciamo proprio questo procedimento, continuamente. Vedete? Mi raccomando, stringiamo bene, così almeno tutto il ripieno rimane ben solido. Benissimo, abbiamo terminato. Prendiamo ora l'altro pezzo di carta forno, che era, diciamo, la parte sopra che avevamo messo per tirare insieme il mattarello e l'impasto, e adagiamoci sopra il nostro rotolo. Intanto la carta forno è caduta, ma non importa, la cerchiamo di mettere nel mezzo perché noi andiamo a fare una cottura all'interno della carta forno. Quindi abbiamo detto che i lati che sono rimasti, diciamo, scoperti dal ripieno li andiamo a pizzicare, li andiamo a chiudere in questo modo, sia da una parte che dall'altra. Dopodiché arrotoliamo all'interno della carta forno nostro polpettone e chiudiamo a caramella. Poi che cosa facciamo? Ci procuriamo una pirofila e mettiamo proprio al suo interno il nostro polpettone e senza acqua, senza vino e senza olio lo andiamo a riporre in forno. Ok, ci siamo con la cottura. L'abbiamo messo in forno, chiudiamo e facciamo cuocere per 25 minuti. Il forno ha fatto il suo, quindi è arrivato il momento, dopo 25 minuti, di andare a prendere il polpettone. Vedete? Guardate che bello, non ha rilasciato nessun liquido, ma avendolo cotto con la carta da forno, ha rilasciato tutti i liquidi all'interno, quindi sicuramente sarà molto morbido. Attendiamo prima di tagliarlo 5-10 minuti, così si assesta, si raffredda sulla parte superficiale e poi lo andiamo ad impiattare. Questi famosi minuti sono passati. Ora mi sono preparato tutto quanto intorno, così facciamo sia il taglio che la prova dell'assaggio qui in live. Allora, andiamo a prendere il polpettone dalla pirofila, tiriamo via tutta quanta la carta che avevamo chiuso a caramella proprio sul nostro polpettone e andiamo a vedere un po' come è venuto. A me sembra bello, profumatissimo, perché ovviamente guardate come fuma è caldo, quindi il profumo veramente è molto esaltante. Andiamo allora a fare la prova dell'assaggio. Vedete che tutti i liquidi sono proprio all'interno della carta, rende il polpettone davvero molto più succoso. Allora andiamo a tagliarlo a metà, così vediamo dentro come è venuto, se la mozzarella è filante. Vediamo un pochino. Mi raccomando, quando tagliamo, sempre molto delicati, perché ovviamente è carne macinata, quindi si potrebbe rompere. Vediamo un po'. Sì, guardate che bello.
è davvero fantastico. Beh, allora, vai, tagliamo una bella fetta così la andiamo ad assaggiare insieme. Ecco, intanto, vedete, si è un po' rotto, per quello vi dicevo, fate piano. Anzi, se volete un consiglio, lasciatelo riposare anche più di 10 minuti, tanto male non fa. Allora, andiamo a prendere un pezzettino e sentiamo un po' com'è. Profumatissimo, già vi dico, Ragazzi, buonissimo. Ora, non voglio far troppi danni, perché ovviamente c'ho la camera davanti. Però dai, ho preso un pezzettino anche con la mortadella e la mozzarella. Vabbè, ragazzi, dovete farlo per assaggiarlo. È indescrivibile. Solo dal video non si può capire. Quindi mi raccomando, fatelo. Fatemi sapere nei commenti qui sotto come vi è venuto. Datemi dei suggerimenti come sempre. Ve li chiedo perché ovviamente mi aiuteranno a crescere. E da Chef Fabio e dalla Cucina per Tutti ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi, vado a tagliare ovviamente il polpettone, così lo metto in un bel piatto.